E riprendiamo. Pallone a Tracchi e inizia il terzo quarto. Tracchi per l'uscita di Masocco sul lato a pin dal post, ancora Rossetto, Masocco, Tracchi penetra, arresto il tiro e mette due punti, il suo sesto punto dall'inizio della gara. Dall'altra parte Centanni per Belloni. Centanni penetra, va fino in fondo e mette l'appoggio a tabellone per il trentesimo punto di squadra. Masocco, pin dal post, scarica per Tracchi, Tracchi fino in fondo. Di forza va fino al fondo, appoggia a tabellone con un mezzo gancio e sono altri due per lui e per la squadra. Muna sta lottando con Squeo, Bergamini dall'angolo e mette, non ho visto se era da 3 o da 2 il tiro, no è da 2. Il vantaggio rimane più 6 per Costa Volpino. Tracchi, Tracchi, Tracchi ancora, cerca Muner ma non si capiscono fino in fondo ed è palla persa. Belloni, Belloni per Centanni, arresto il tiro di Centanni dal fuori area che non va. Tracchi dall'altra parte, scarica pin dal post, penetra pin dal post, cerca l'appoggio ma sbaglia. In questo caso sbaglia il mezzo gancio dall'area. Pallone esce, riprende Centanni. Bergamin, Bergamin, fin dal post si trova contro Squeo, quindi la palla gli arriva sotto a Squeo che evidentemente ha un grosso vantaggio e mette il 34 a 26. Oh, che sfortuna! Rossetto aveva trovato fin dal post sotto da solo, che ha appoggiato e il pallone sembrava entrare. Comunque fischiato fallo, sono due tiri, poteva essere un'azione da tre ma sono due tiri comunque per Pino. Il primo non va. Il secondo sì, e sono 27 per Luca Samve. Squeo per Centanni, dentro per Bergamini. Bergamini scarica su i due arbitri, si guardano e danno la rimessa alla squadra ospite con 7 secondi sul tabellone dei 24 per completare l'azione d'attacco. Belloni per Centanni, Centanni prova da fuori e non va, palla uscita dal campo e rimessa a Rossetto per Tracchi. Tracchi, gioco con, questa volta non va, gioco con Muner ma questa volta il resto tiro non vanno. Da quest'altra parte con la Bergamini che dà dentro a lotta sotto canestro che alla fine porta a recupero
Tiro da tre di... no! È un tiro da tre, Pinal Post che balla sul ferro ma poi decide di uscire sul contropiede. Di nuovo Volpino, Costa Volpino in attacco, fallo in attacco di fischiato al numero 12 Bergamin, subito dal capitano Pinal Post. Bergamin è il suo secondo fallo, cambio, primo cambio di questo parziale con Antelli che prende il posto di Masocco, quindi torniamo con i due play. E via Tracchi a portare il pallone per Antelli, ancora Tracchi che subisce fallo da Belloni, è il terzo di fallo di squadra in questo parziale per Costa Volpino contro il al momento ancora zero per Rucker Sambe. Tracchi ancora, Antelli sul perimetro, Tracchi di nuovo, pin dal post sul lato per Muner, pin dal post Tracchi, 5 secondi ancora per il tiro, arresto il tiro di Tracchi, sembrava entrare ma sul rimbalzo c'è la deviazione di un giocatore ospite e l'arbitro decide che la palla è bianca per la rimessa con 14 secondi sul tabellone dei 24. Antelli fuori per Muner, consegnato ad Antelli nuovamente, lo stesso vale per Rossetto. Rossetto si libera, prova il tiro da tre, è incredibile stasera. Rossetto aveva un 0 su 5 nella prima metà di gara e dal primo tentativo nella seconda, nella seconda parte continua purtroppo a non entrare. Intanto Muner lascia posto a Andrea Carlesso che entra in campo con tre falli e si trova sempre a dover difendere su Squeo. Coltro intanto era entrato anche lui per Cent'anni. Cent'anni e Bergamin contro Antelli, i centimetri fanno la differenza, appoggia a canestro per il più 9, massimo vantaggio da inizio partita. Tracchi, blocco di Andrea Carlesso, Tracchi ancora, prova da 3 e niente, anche il suo entra ed esce, entra ed esce, e dall'ennesimo errore dalla lunga distanza. Questo è il quarto fallo di Carlesso, però obiettivamente piuttosto discutibile. Rientra probabilmente Buscaino al posto di Carlesso. E così è. Rimessa a Cent'anni dal fondo. Coltro, Coltro per Bergamin, Bergamin Cent'anni, arresto e tiro, prendersi il pallone. E Buscaino alza il braccio e conferma il fallo fischiatogli dagli arbitri su Squeo. Sbaglia Bergamini da sotto e recupera pin dal post. Tracchi ancora, Tracchi, Tracchi, Tracchi scarica all'esterno per pin dal post che prova ad andare fino in fondo, cerca il fallo ma non lo subisce e in questo caso viene fischiato fallo a Rossetto, il terzo, scusate, terzo di squadra, si è spostato all'ultimo ed è il suo primo fallo personale. Indubbiamente continuano le difficoltà in attacco per la Rucker Sambe.
Abbiamo superato da poco la metà del parziale, del terzo parziale. Il punteggio dice 27 quadra di casa, 36 gli ospiti. Bergamin. Per 100 anni. Pilotti, 100 anni ancora. Blocco di Squeo. Bergamin all'ultimo tira e prende la struttura del tabellone. Errore. La squadra di casa sta lottando in difesa con tutti i modi, ma ancora non riesce a trovare in attacco una delle percentuali decenti. Antelli ancora, palla persa dall'altra parte. Cent'anni sbaglia, contrastato da Tracchi, e fin dal posto recupera il pallone. Tracchi ancora con l'aiuto di Antelli. Rossetto, Tracchi ancora, loro sono a zona. Pin dal post prova, ma niente da fare. Visto le percentuali, purtroppo si fa difficile. Cent'anni palleggia, Squeo, Rossetto, blocca, tiro di, che è sbagliato, e Tracchi che subisce su rimbalzo, ottimo rimbalzo di Tracchi, subisce il fallo di Squeo, che credo sia il suo secondo fallo. Rientra Muner al posto di Rossetto per la Rucker Sanve, dall'altra parte Borghetti, il numero 16, sostituisce Bergamin. Si riprende col pallone per la squadra di casa, Antelli, Tracchi. Da qualche minuto il punteggio non si schioda. Arresto e tiro di Antelli che non entra. Rimbalzo della difesa e Coltro. Cent'anni prova. Anche lui non realizza, ma il ferro sputa il pallone e ritorna in mano a Costa Volpino grazie a Borghetti. Coltro, Cent'anni, riprova ancora Cent'anni, anche stavolta non va, ma stavolta niente, neanche stavolta il rimbalzo, la lotta premia Costa Volpino. Mancano 2 minuti e 16. Si riprende Coltro per Borghetti. Borghetti penetra fino in fondo e si guadagna 2 tiri liberi. Un fallo di, credo, Muner. Ora vediamo. Sì, il primo fallo di Andrea Muner e Borghetti va in lunetta. Sbaglia il primo. E realizza il secondo per il più 10, massimo vantaggio. Antelli, Tracchi, pin dal post di nuovo a Tracchi, e sono passati 10 secondi intanto. Buscaino, Antelli penetra, bravissimo Antelli, tiene benissimo il perno, si gira e va a metterlo. Blocco di Squeo piuttosto duro, Borghetti ancora scarica,
pass, no, scusate, il numero 9 contro, tocca con il piede la riga di fondo. C'è un cambio per la Costa Volpino, entra il numero 14 Belloni e intanto si riprende con Antelli. Muner consegnato a Pin dal Post, Tracchi sul perimetro, sul lato, da fuori, 9 secondi per l'azione d'attacco, è veramente difficile andare a canestro. E Muner tenta il rimbalzo e subisce fallo dal numero, credo, 16 Borghetti. Ora vediamo il secondo fallo di Borghetti e sono 2 tiri per Muner. Niente. Oh, c'è qualcosa di strano, anche in questo caso il pallone ha rimbalzato 3 volte sul ferro e poi è uscito. Sì. Non sono bei segnali. E il secondo viene sbagliato comunque. 0 su 2 e si riprende con Costa Volpino in attacco. Con 1 minuto ancora da giocare nel terzo quarto. E la Rucca Sanve che ha realizzato finora 29 punti e adesso subisce la tripla del meno 11. E Buscaino subisce il fallo da dietro da Esposito e andrà in lunetta per 2 tiri. Nel frattempo Squeo va a respirare un po' in panchina e lascia posto a Pilotti. Buscaino mette il primo. Il secondo esce dopo aver rimbalzato un paio di volte sul ferro. Dall'altra parte Borghetti per Cent'anni che penetra e provoca il fallo di Muner e sono 2 tiri per Cent'anni. Muner è il secondo fallo. Due liberi per Costa Volpino e poi rimangono 30 secondi per la conclusione del parziale. Primo lo sbaglia. Secondo realizza e il punteggio si porta a 41 Costa Volpino e 30 Rucca Sanve. L'arbitro ci ha pensato, non erano molto d'accordo gli arbitri, alla fine fallo in attacco di Buscaino. Ed è il suo secondo fallo. Si riprende con Cent'anni, 11 secondi, 8, altro fallo su Cent'anni commesso da Muner del terzo fallo e sono altri 2 tiri, poi rimangono 5 secondi poco più per l'azione d'attacco. Primo lo mette, 42 a 30.
mette anche il secondo, il più 13, massimo vantaggio. Tracchi va fino in fondo, prova e subisce il fallo a 3 decimi dalla sirena e quindi andrà per 2 tiri liberi. Fallo del numero 16 Borghetti, è il suo terzo fallo. Mette il primo. E mette anche il secondo. Occhio. E si va ai due.